fondazione della Banca Popolare di Bergamo ha con entusiasmo aderito al progetto della MIA di recupero di questo splendido coro ligneo e lo fa per tanti motivi, ma volendo sintetizzare ne potrei indicare tre. Anzitutto perché si ridona splendore ad un'opera d'arte straordinaria e soprattutto perché si ridà bellezza ad un luogo che è perfetta sintesi di arte, di storia, ma di fede della nostra città di Bergamo. Secondariamente perché è un cantiere vivo, interattivo, moderno, che coinvolge. E terzo motivo, che è il più importante, perché Fondazione Banca Popolare di Bergamo, insieme a Intesa San Paolo, vuole continuare ad essere vicina alla tutela, alla valorizzazione dei beni culturali, dando così da parte nostra un contributo importante in vista del grande evento culturale che sarà Bergamo-Brescia, capitali della cultura nel 2023. La Fondazione Banca Popolare di Bergamo è così vicina e continuerà ad essere vicina perché i recenti eventi che hanno coinvolto il mondo bancario hanno comunque permesso di mantenere la Fondazione viva. In collaborazione con Intesa San Paolo continueremo ad essere presenti nel campo della cultura. Certo, siamo consapevoli che il momento è difficile e quindi continueremo anche in ambito sociale, anche in ambito socio-assistenziale. Seguiremo quelle che sono le emergenze, ma siamo anche consapevoli che la cultura, che la bellezza servono per ripartire, per ridare slancio in questo momento molto difficile. E siamo molto orgogliosi di collaborare con la MIA per questo importantissimo progetto, volendo così donare all'intera comunità di Bergamo, alla cittadinanza, un splendore che possa ridare vita e speranza.